Poca scelta, oggi Altomei deve essere vittoria per dimenticare la sconfitta contro la Lupa Roma e riscattare una partenza non entusiasmante, ci vogliono i tre punti. Non aiutano le notizie giunte dall'infermeria, Masi parte dalla panchina, Mucciarelli non recupera e si accomoda in tribuna. Attenzione al latte dolce, reduce dal successo nel derby sardo col Selargius. Massimiliano Farris carica i suoi, allora il Sora sobbalza al fischio d'inizio. Partenza veemente, trame corte e veloci. Si affonda sulla sinistra dove Dovidio è letteralmente scatenato. 1-2 nei primissimi minuti con Sisalli alla conclusione sul primo palo alla destra di Garau. 35esimo minuto, Giannone perde palla sulla tre quarti. Usai infila dell'Issos tra i centrali Sorani. Conclusione a botta sicura, buona la lettura di Agostini che salva in calcio d'angolo. Crescono in intensità i sardi nell'ultimo quarto d'ora, finirà però a reti bianche. Stessi 11 dopo l'intervallo, è un altro atteggiamento però quello dei sassaresi rispetto al primo parziale. Con gli esterni sparisce il Sora, calano i ritmi e il latte dolce prende confidenza col terreno di gioco. Farris allora si affida alla panchina, prima Talamo e Mastro Mattei rispettivamente per Dovidio e Taverna, poi Casimirri per Sisalli. E proprio Casimirri raccoglie la fiducia del tecnico e cambia le sorti dell'incontro. 24esimo, discesa sulla sinistra di D'Ambrosio che si lascia alle spalle gambella dolorosa. Traversone basso e deviazione con la punta dell'attaccante neo entrato che fa 1-0 per i padroni di casa. Tra le proteste sarde tira un sospiro di sollievo il tecnico milanese, ma ci sarà da soffrire. Nel finale brividi dalle parti di Agostini. Prima usai dal limite, poi dal corner successivo Delisos trova la sfera nella mischia e spara fuori dallo specchio. Finisce dopo 4 minuti di recupero. Il Sora si prende i 3 punti e muove la classifica. C'è tanto ancora da lavorare se il risultato sorride bianconeri, non si può dire lo stesso della prestazione della squadra nell'arco dei 90 minuti. Tête a tête coi tifosi della curva nell'immediato post partita, lungo colloquio, alla fine però finisce con l'applauso ai ragazzi che ringraziano e lasciano il campo in attesa della prova del 9 a Olbia tra una settimana.